Una delle cose che più mi fa ridere è la tipica frase: l'Italia è il paese più bello del mondo, che non è detto da un francese, da uno spagnolo, da un americano, da un neozelandese, da un canadese, è detto sempre, o da un inglese, è sempre detto da un italiano. Cioè l'italiano dice: l'Italia è il paese più bello del mondo. Poi, salvo poi, iniziare i campanilismi, perché poi, se poi si trovano degli italiani, allora iniziano a dire: la mia regione è la più bella del mondo, il posto più bello del mondo, dove si mangia meglio al mondo. E se poi sono della stessa regione, la mia provincia sono più bravi. Tanto è vero che se voi andate a vedere, gli italiani si schifano fra provincia, si schifano fra paese e si schifano fra palazzo e palazzo. Guarda caso, tu troverai sempre il pugliese che ti dirà: ma il cibo più buono del mondo è il cibo pugliese. Ti risponde il napoletano, ti dice: no, ma come? È quello napoletano. Troverai il siciliano che dirà: no, ma la Sicilia, il mio paesello, è il paesello più bello del mondo. Poi arriva quell'altro di un'altra regione: ma come? Non sei mai venuto in Sardegna? Da me è il posto più bello. Ma va, ma il mare più bello ce l'abbiamo noi. Ma va, ma ce l'abbiamo noi. No, io, siamo noi. Noi siamo i più belli del mondo. E guai se gli tocchi il loro paesello, paesello che magari da loro se ne sono andati via. Funziona così tutta Italia. Questo che si scanna: no, ma è più buono. Cos'è più buono? Se va, la polenta e funghi. Ma va, ma che polenta e funghi, è più buono da me la pizza, la roba. Ognuno dice quello che lui è nato ed è il posto più bello neanche d'Europa, del mondo, detto da gente che nella vita hanno visto due posti, tre posti. Cioè, indi per cui dire: ma tu come fai a dire questo è il paese, il posto più bello del mondo, quando tu nella vita hai visto due o tre posti? Cioè, magari lo dicesse mio fratello maggiore, che ha girato tre quarti veramente di mondo, lo dice lui, che poi anche mio fratello, per esempio, maggiore, dice: il posto più bello è il mio paesello. Ma è normale anche per me. Il mio paesello fra laghi, montagne è il posto più bello del mondo, anche per me, soggettivamente per me, ma so benissimo che non è così. Ce ne sono centinaia di posti in giro. Basta che vado in Svizzera, vado in Baviera e ne trovo così di laghi, montagne che sono oggettivamente anche più belli. Ma per me, affettivamente, è normale. Ma dire che l'Italia è il paese più bello del mondo perché c'ha il maggior numero di patrimonio UNESCO. E chi lo decide il patrimonio UNESCO? Sì, ne abbiamo uno in più rispetto alla Cina, e non è che la Germania, la Francia o la Spagna ne hanno tanti di meno, ne hanno qualcuno in meno, 3, 4, l'Italia forse più di 50, qualcosa del genere. L'Italia, tenuti malissimo, di cui non sappiamo neanche sfruttarlo. Ok, io sento dire: ma l'Italia c'ha tutto, c'ha le montagne, c'ha il mare, c'ha l'arte, perché esiste l'unico paese al mondo. La più grande cretinata, quella, addirittura sono convinti: l'Italia ha il 90% del patrimonio, no, l'Italia ha il 7-8% del patrimonio artistico mondiale. Perché la Francia non ha patrimonio, la Russia non ha patrimonio artistico, l'Egitto non ha patrimonio artistico, e la vecchia Mesopotamia non ha patrimonio artistico, la Macedonia, la Grecia, i Balcani non hanno patrimonio, la Spagna non hanno? No, 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 non hanno, l'Inghilterra non hanno patrimonio artistico. Certo l'abbiamo, che non sappiamo sfruttare. L'Italia è un bel paese, per l'amor di Dio, governato in maniera oscena. Avremmo tutto per essere uno dei paesi più belli del mondo. Poi ripeto, oggettivamente è chiaro che non esiste una classifica dove puoi dire perché in Spagna non hanno arte, in Spagna non hanno fiumi, non hanno montagne, non hanno montagne. No, in Spagna non ce l'hanno le montagne, no, no. In Francia non hanno montagne, non hanno mare, no. Il mare ce l'abbiamo bello in Sardegna, perché in Corsica è brutto il mare.
tutto quello che hanno in giro per il mondo con le colonie, scusate, che poi viene anche da ridere, scusate, la Francia ci caga addosso, basta che vai nella Polinesia francese e già ti hanno finito il mare. Se io fossi un egiziano e uno italiano mi viene a dire noi abbiamo il bel mare, se fossi un egiziano gli riderei in faccia, ma voi avete provato ad andare a Sharm el Sheikh a fare un bagno? Sembra di essere in un acquario. Sembra essere in un posto. Cioè, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Per essere un posto bello al mondo, il posto più bello al mondo, deve avere mille caratteristiche: sicurezza, lavoro, sanità, diritti. Deve avere tutte queste caratteristiche che funzionano alla grande. Allora quello diventa un bel posto, ok? Un costo della vita in proporzione. Se l'Italia fosse il paese più bello del mondo, non ce ne andremmo fuori dai coglioni in 250.000 per disperazione? Non mi scriverebbero a centinaia tutti i mesi perché se ne vogliono andare via dal paese più bello del mondo? Non è il paese più bello del mondo. Non dobbiamo finirla di raccontare queste cose perché altrimenti i politici godono. Ma sì, ma dai, che te frega? Costa tutto una fottuta. Costa tutto per noi, non per loro che guadagnano migliaia di euro al mese. Ma che te frega? Intanto sei nel paese più bello del mondo e poi hai delle stradoscene, hai la criminalità. Non funziona niente, c'è gente sfruttata in nero, sai, ma che paese più bello del mondo? C'è da mettersi le mani nei capelli a pensare di certe situazioni. Potremmo essere un grande paese, potremmo essere un grande paese, se al posto di continuare a prenderci a botte fra di noi. Ma l'altro giorno si sono presi a botte a Torino, scontri fra tifosi prima della partita. Ragazzi, ma c'è gente che si prende abbastanza per il calcio, si prende e non lotta per i propri diritti. Ma che paese più bello del mondo? Ma facciamo ridere, ragazzi. Se tutti marciassimo in una certa direzione. Ma quello non lo vuole la politica ti vuole diviso, c'è ancora gente, la destra, la sinistra, di qui, di là, ancora che credono a queste cretinate, ma dove vuoi andare con un paese del genere? Che crede ancora a tutta questa classe politica che in un paese normale gli riderebbero in faccia e li manderebbero tutti a casa e voi siete ancora qui, il paese più bello del mondo. Scusate, ma andiamo negli Stati Uniti d'America, andiamo a uno di quelli lì, andiamo lì dai suprematisti bianchi, andiamo lì da quelli lì in Virginia, in Ohio. Vai a chiedergli, scusi, signore, ma lei cosa pensa? Qual è il paese più bello del mondo? Ma se ci considerano fuori dal mondo come un paese retrogrado che gli facciamo ridere? Andate, andiamo, facciamo il giro del mondo, andiamo in Francia e gli chiedete, secondo voi qual è il paese più bello del mondo? L'Italia? Poi andiamo in Spagna, poi andiamo là. Certo, il paese più bello del mondo è per noi. Il nostro paesello è il paese più bello del mondo, lo dico anch'io, per amor di Dio, ma per una questione oggettiva. Ma dobbiamo essere realisti. Un paese bello, per essere un paese veramente bello, deve avere un mare di situazioni di sicurezza, di strade, di sanità, di opportunità lavorative. Del fatto che apri un'attività e non ti vengono 2 giorni dopo a romperti le balle perché vogliono il racket, il petra, ma che fa? Ma io dico, oh, mamma mia, e si mangia bene solo qua, come se loro hanno girato tutto il mondo. Certo, il loro mangiare va in Giappone, del mangiare italiano non gliene frega un cazzo a nessuno. Va in Cina, va in America, robo, che cavolo gliene frega. Certo che se tu sei abituato come me a mangiare polenta, spezzatini e funghi, per me quello è il cibo migliore del mondo. Certo, sono nato mangiando quello, ci credo che se io vado a vivere in Germania mi manca la polenta, spezzatino e funghi, perché sono nato con quello lì, ma non reputo che quello sia il cibo migliore del mondo, come non reputo che tutto il resto sia il cibo migliore del mondo. È migliore per il mondo? Per me, ok? E allora finiamola con questa storia. Non siamo il paese più bello del mondo. Non siamo il paese più bello del mondo. Piantiamola di dire queste cretinate. Abbiamo le città che sono tenute, che è uno schifo. È uno schifo. La maggior parte delle città sono in uno stato degradante, osceno. La gente, quando arriva dall'estero, i turisti, si lamentano tutti della sporcizia che trovano in giro. Dicono: ma come si fa a tenere un paese così? Abbiamo tutte le possibilità per essere il paese più bello del mondo, uno dei paesi più belli del mondo, ditelo voi. Ma dobbiamo iniziare a rispettarlo, a tenere pulito. Iniziamo almeno quello, a tenere pulito. Le strade, vabbè, stendiamo un velo pietoso, lì è colpa della politica, ma teniamolo pulito, teniamolo pulito.
come si fa a dire? E che poi la cosa bella è che quelli che dicono no, ma l'Italia è il paese più bello del mondo, sono i primi scemi che magari fanno per non fare la differenziata, fanno il sacchettino a casa, poi quando non li vedono nessuno escono dal paese, buttano il sacchetto per terra. Quelli sono i primi che ti vengono a dire che è il paese più bello del mondo. Se è il paese più bello del mondo, devi iniziare a rispettarlo, iniziamo almeno quello, a rispettare il nostro paese.